Aspettiamo anche la valutazione di Laura Zacchilli, mentre vediamo la PEICEVA, ma ne continuiamo sì, possiamo, a parlare. Possiamo intanto sottolineare che il punteggio della Ciassina è un punteggio molto alto, se pensiamo che il punteggio complessivo è in trentesimi, superare il 28 significa già essere quasi vicini alla perfezione. No, stavo parlando dei tre punti che potremmo considerare un piccolo segreto nell'ambito della valutazione, nel senso che non sono evidenziati per quello che riguarda la possibilità di valutazione del pubblico, perché sono determinati da delle richieste su scheda della istruttrice che vengono convalidate dalle giudici. E soprattutto c'è un punto che è determinato solamente da una valutazione della commissione tecnica che riguarda l'originalità. Ora la istruttrice chiede che le venga riconosciuto uno o più originalità nell'esercizio, ma non è detto che la commissione tecnica le riconosca tutti, e soprattutto la quantificazione di questa originalità è solo della commissione tecnica, non ha dei parametri di base. Per cui ecco, potremmo anche trovarci davanti a delle disparità di giudizio fra pubblico che vede nella sua globalità l'esercizio, proprio, soprattutto da un punto di vista così estetico, di piacere, di movimento nello spazio giocoso, e quello delle giudici che invece è molto fiscale e abbastanza parzializzato. Un esercizio comunque aggressivo questo della PEICEVA, mentre ricordiamo che la